Buongiorno a tutti quanti, oggi è una diretta un po' insolita, sono qui al caseificio con la mia mamma e adesso vi faremo vedere un po' della procedura del formaggio. Mamma, te ve la faccio spiegare direttamente da lei. Allora, abbiamo raccolto il latte della mattina e della sera. E stamattina prepariamo il formaggio e un pecorino. Adesso abbiamo scaldato il latte a 40 gradi, abbiamo aggiunto il caglio, un caglio naturale naturalmente, di capretto. Abbiamo aspettato che il latte coagulasse. Se poi volete vedere qui come adesso il caglio ha fatto il suo effetto e il formaggio si sta formando. Adesso bisogna rompere la cagliata per sminuzzarla, così perde il liquido all'interno, e poi raccogliamo il formaggio e lo mettiamo nei canestrelli. Adesso Davide romperà la cagliata. Adesso sto appunto, come ha detto la mamma, rompendo la tagliata. Visto il periodo che stiamo trascorrendo, bisogna adattarsi a tutto, ma questo non è solo un lavoro, è anche tanti ricordi entrare ogni mattina qua, vedere quando c'era la mia bisnonna o il nonno che mi ricordo che entravo qui, che stava versando il latte nel calderone ancora di rame aperti, e la mia bisnonna piegata appoggiata su questo banco aspettando di fare il formaggio. Quindi, non è solo un fare, ma sono tanti tanti ricordi. Ok, vai adesso. Cosa stai facendo, mamma? Adesso si continua a sminuzzare la parte che rimane sotto. E poi si aspetta un attimo che si comincia a restringere la tagliata. Questo qui viene chiamato in abruzzese U. Umanaturo. No, il composto di. Questa è la tagliata. Quando si scrive sul caciglio, qual era? E quando poi alla fine rimane l'ultimo pezzetto di formaggio, l'ultimo pezzetto di tagliata, si restringe con le mani, piano piano, e si fa una pallina di formaggio, e quello si chiama un caciglio. E di solito quello si dava ai bambini che aspettavano Di di assaggiarlo. assaggiarlo. Adesso la tagliata che ha perso il liquido comincia a scendere sotto e si separa dal siero. Dal siero, da questo siero, che è il primo siero del latte, dopo si mette a ribollire, a ricuocere, a 80 gradi poi affiorano le ultime albumine e si forma la ricotta, che si chiama così perché si ricuoce il siero. Ecco, adesso mamma formerà una palla gigante di tutto appunto il formaggio. Una volta formata questa palla grande di formaggio, sposteremo questo banco vicino al pentolone e cominceremo appunto a mettere il formaggio all'interno delle fascelle di vimini e andremo a pressarle fino a fargli perdere tutto il siero e gli daremo la forma facendo in alternanza questo gioco. Una volta datogli la forma, le tireremo fuori, le gireremo sotto sopra e le rimetteremo di nuovo così, fino a quando non avranno appunto la forma del formaggio che vi faccio vedere. Questa è una caciotta di appunto formaggio. Guardate che bella! E voglio
ricordarvi che questo è un lavoro molto come anche quello dello chef, ma questo soprattutto è un lavoro di cuore, un lavoro in cui ci alziamo la mattina, veramente i contadini o appunto i titolari di aziende agricole si svegliano la mattina per fare prodotti genuini, prodotti ottimi, ma non soprattutto, cioè non soltanto, cioè la cosa più importante è che loro salvaguardano i territori, e alzandosi ogni mattina, portando le pecore al pascolo, andando a tagliare tutti i rovi che si formano all'interno della vicino le, i capannoni, quindi questo è soprattutto una salvaguardia. Condividete questo video perché vi voglio invitare appunto ad aiutare quelli che come mio padre e mia madre si svegliano tutti i giorni per fare dei prodotti buoni proprio per voi. Quindi aiutiamo queste piccole aziende in tutta Italia. Ecco qui, guardate, prima di salutarvi voglio farvi vedere l'enorme palla di formaggio che sta fiorando. Pensavo di non riuscire a farvelo vedere perché non volevo rendere il video noioso, ma invece ci siamo. Vedete? Viene messo il formaggio all'interno della roccella di vini. Qui raccogliamo il siero che dopo andremo a rimettere all'interno del pentolone per fare la rimorta. Adesso procederemo a premere facendo uscire il siero. Guardate, questo è un lavoro piacevole perché, come vi dicevo, non è solo un lavoro per me ma è anche tanti ricordi, questi profumi che mi ricordano la mia nonna, il mio nonno. È un'emozione, spero che presto possiate venirci a trovare appena tutto questo periodo passerà. Lo chef Davide vi saluta e vi voglio bene e ci vediamo per la prossima video ricetta. Un bacio a tutti, mamma. Buona giornata.